edizione di Stadio News 24, in studio Giulia Anello. Nel secondo giorno di allenamento a Bad Tedino al mattino ha fatto lavorare la squadra sull'uscita dalla difesa. Nel pomeriggio invece il rosanero hanno continuato gli esercizi tattici sul modulo 3-4-3, chiudendo la seduta con una partitella. Da segnalare però due infortuni, uno ai danni di Alesami, l'altro di Bentivegna. Il norvegese ha rimediato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro e ha svolto un programma differenziato, mentre il risentimento muscolare all'adduttore destro e la diagnosi per Accursio Bentivegna. Entrambi saranno rivalutati nella giornata odierna. Mentre a Palermo spuntano striscioni abbastanza eloquenti e raffiguranti Maurizio Zamparini con la scritta "Vattene", il patron rosanero osserva la sua squadra direttamente da Bad Klerkinkheim. Nella giornata di ieri l'attuale presidente a pranzo con la stampa si è espresso sul futuro del club, citando nuovamente Frank Ascio, con il quale spera di realizzare un azionariato popolare per coinvolgere i palermitani. Spazio anche ai temi di mercato, dove ha confermato l'arrivo di Gnaure dal Napoli e ha svelato che verrà aumentata l'offerta per lo Sbocca. Chiosa finale su Baccaglini, che ritiene una delle sue più grandi delusioni. Primi giorni da giocatore del Palermo per Igor Coronado, già sul campo per preparare la prossima stagione. Il fantasista arrivato in rosa dopo una stagione biennale al Trapani, nel corso della conferenza stampa di presentazione direttamente dall'Austria, si è mostrato pronto a dare il massimo per la squadra e ad onorare la maglia numero 10. Il sogno del ragazzo è poter fare per il Palermo ciò che ha fatto Miccoli con indosso la stessa maglia. Elogi anche per Nesto Roschi e per Mister Tedino. Parole al miele per Fulignati e Accardi, con cui ha già giocato al Trapani. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.